ANSA Live, Europarliament News. Benvenuti in Europarliament News. In studio Dario Maria Dossena e in redazione Monica Diamanti. Clima, si tratta a oltranza, l'obiettivo è l'accordo. Dalai Lama al Parlamento Europeo, la Cina si apra. Emergenza cibo, 1 miliardo di euro per i paesi poveri. Se su clima ed energia ci sarà un accordo, sarà sull'intero pacchetto e non su singole parti. Il presidente di turno Nicolas Sarkozy è determinato a chiudere entro dicembre. Sentiamo da Bruxelles Enrico Tibuzzi. L'ultima parola spetterà al Parlamento europeo, che si dovrà pronunciare sul pacchetto clima-energia nel corso della sessione che si aprirà a Strasburgo il 15 dicembre prossimo. Questo sempre che il vertice europeo della settimana prossima riesca a trovare un accordo che sembra portato di mano, ma non è detto che effettivamente lo sia. L'Italia ha finora puntato i piedi su diversi aspetti del pacchetto, sostenendo in linea generale che esso comporta costi eccessivi per l'economia nazionale, ma anche dicendosi sempre pronta a trovare una soluzione di compromesso senza rinunciare ai grandi obiettivi indicati dal pacchetto, che sono essenzialmente tre, cioè avviare nel 2013 azioni tali da portare nel 2020 a una riduzione delle emissioni di CO2 del 20%, ad un aumento della quota di energie rinnovabili del 20% e ad una crescita sempre del 20% della cosiddetta efficienza energetica. Tra le richieste avanzate dall'Italia, anche quella di una clausola di revisione sulle energie rinnovabili nel 2014. Ma Roma vuole anche maggiori garanzie contro il rischio di delocalizzazione delle aziende manifatturiere e altre modifiche che consentano di ridurre il costo delle misure europee sul sistema produttivo. Seduta solenne al Parlamento europeo con il leader spirituale tibetano Dalai Lama. Di servizio. Con un grande e caloroso applauso l'Europarlamento, tutto in piedi, ha dato il benvenuto al Dalai Lama. I tibetani non vogliono l'indipendenza ma l'autonomia dalla Cina, chiedono l'armonia che però non si raggiunge con la paura o con le armi, respingono la propaganda di Pechino e vedono che al momento prevale l'ala più intransigente al governo. Queste le considerazioni politiche del Dalai Lama al Parlamento europeo a pochi giorni dall'annullamento da parte di Pechino del vertice con l'UE. Secondo il Dalai Lama, la posta in gioco è il desiderio della Cina di diventare una superpotenza mondiale. Il potere militare ed economico c'è già, dice il Dalai Lama, quello che le manca è l'autorità morale. Il Parlamento europeo ha stanziato 1 miliardo di euro per i prossimi 2 anni per aiutare i paesi in via di sviluppo più bisognosi ad affrontare la rapida impennata dei prezzi alimentari. Gli eurodeputati hanno adottato un regolamento che distribuisce gli aiuti nel periodo 2008-2010. I fondi saranno utilizzati per agevolare l'accesso alla produzione e migliorare la capacità produttiva attraverso microcrediti, investimenti, attrezzature e infrastrutture. Per ora è tutto. Appuntamento al 13 dicembre. Vi ricordiamo che potete scriverci all'indirizzo europarliamentnews@ansa.it.